denominazione del corso è Neuroscienze Cognitive e Sociali. Si rivolge agli studenti di psicologia della laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali qui a Cesena, al secondo anno. È un corso abbastanza corposo di 90 ore, diviso in due parti, in due moduli, diciamo. Un modulo di 30 ore iniziale che è già stato completato a questo momento dell'anno e un'altra parte di 60 ore che insegno io più direttamente. In totale sono 12 crediti. Diciamo, il corso è rivolto agli studenti del secondo anno, anche, è un corso avanzato se vogliamo di neuroscienze, anche perché qui a Cesena gli studenti hanno già svolto un corso di anatomia e fisiologia del primo anno che li prepara proprio a poi dopo a comprendere più facilmente questo corso del secondo anno. Quindi diciamo, siamo un po' facilitati nel nostro lavoro perché gli studenti sono già preparati. Il corso è un corso che cerca di integrare due diversi livelli, da un lato l'aspetto biologico, neurobiologico, l'aspetto che ha a che fare con il substrato nervoso dei processi mentali, dall'altro il livello computazionale, funzionale, mentale, due livelli che normalmente nella tradizione anche, diciamo, filosofica sono sempre stati tenuti separati perché quasi difficilmente possono andare insieme. Perché appunto uno riguarda un tipo di analisi, l'altro un altro, tuttavia dal momento dell'avvento delle neuroscienze cognitive da circa 20-30 anni, in cui è possibile guardare direttamente al cervello mentre il soggetto svolge dei compiti, è anche stato possibile così integrare questi due diversi livelli di spiegazione dei processi cognitivi, affettivi e del comportamento del soggetto. È un modo per conoscere di più quello che avviene quelli che sono i processi cognitivi della persona, i processi affettivi, guardando al cervello. È una possibilità, un'ulteriore fonte di informazione per capire, alla fine siamo psicologi e cerchiamo di spiegare il comportamento dei processi mentali. L'aspetto neurobiologico ci aiuta, ci può dare una mano in questo, ecco. Il corso si svolge, ho detto sono 90 ore, quindi diciamo, è abbastanza lungo, si svolge nel primo semestre, in genere è stato svolto durante il primo semestre. Lezioni sono frontali, noi cerchiamo il più possibile, la collega, la professoressa Frassinetti e io, di essere interattivi con gli studenti. Gli studenti sono molto recettivi a questo tipo di didattica in cui poniamo delle domande, si cerca di rispondere, si pongono dei problemi, magari non si parte dalla presentazione di un dato, ma si cerca di aiutare gli studenti a porre loro il quesito, la domanda e poi dopo. Quindi insomma la didattica cerca di essere il più interattivo possibile nei numeri, nelle possibilità sono quelle date da un corso che si rivolge a un numero ampio di persone, sono circa 200 gli studenti in aula, 180 gli studenti in aula, quindi non è sempre possibile una relazione uno a uno con gli studenti, però poi dopo anche negli intervalli o alla fine delle lezioni vengono gli studenti, chiedono. Il titolo, dicevo, dell'esame è Neuroscienze Cognitive e Sociali. Da quest'anno, in effetti, noi parleremo anche dei processi biologici che hanno a che fare con l'interazione sociale. E in genere abbiamo visto che processi come l'empatia, la teoria della mente, i meccanismi che sono alla base delle decisioni in contesti sociali, capire questi substrati neurobiologici sono molto interessanti. Gli aspetti affettivi e il modo con cui l'affetto e la cognizione si integrano tra di loro sono le cose sicuramente che interessano di più agli studenti. Per cui verso la parte finale del corso, il corso si diventa anche più interessante per gli studenti. L'abbiamo fatto apposta così laddove un po' l'attenzione tende a ridurre alla fine del corso, noi li attiviamo un pochino. L'esame è fatto di quattro domande aperte, della durata di un'ora. Per gli studenti che frequentano il corso c'è la possibilità di fare una prova in itinere a circa metà corso con sole due domande sulla parte svolta fino a quel punto del corso. Questo li vantaggia un po', li facilita perché diciamo, il materiale così si viene diviso in due parti. Quindi.
E sì, abbiamo preferito la modalità di risposta aperta, non della tipo modalità risposta a scelta multipla, perché vogliamo che lo studente si esprima il suo pensiero, impari a sintetizzare le sue conoscenze nel tempo che ha a disposizione, quindi preferiamo questa modalità. Certo, allora il corso è funzionale innanzitutto agli altri corsi, simultaneamente si svolge nello stesso anno un corso di psicologia sociale, per cui il corso è, si svolge anche un corso nello stesso anno di psicologia cognitiva, quindi il corso è sicuramente ben integrato con tutti gli altri corsi dell'anno e degli anni di psicologia. Successivamente, questo per lo studente particolarmente interessato alle neuroscienze cognitive, affettive e sociali, c'è la possibilità sia di continuare gli studi in una laurea magistrale che qui abbiamo a Cesena di neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, e quindi varie possibilità di lavoro, da quello più direttamente legato all'università di fare ricerca, invece ad impieghi con, per esempio, di riabilitazione neuropsicologica per diversi tipi di pazienti, da pazienti con Alzheimer a pazienti con altri tipi di disturbi, a pazienti che hanno deficit cognitivi dopo lesione, per esempio ischemica, di infarto cerebrale, quindi un lavoro di tipo di riabilitazione neuropsicologica utilizzando diverse metodiche che sono quelle che tipiche delle neuroscienze.